Buongiorno, sono Luca. Ciao, sono Liana. Siamo ancora qui al Paluffo, ma mi sembra che il Paluffo abbia una storia molto lunga, molto antica, no? I primi documenti risalgono al 1420 e in quell'epoca era utilizzata come torre di avvistamento perché ha uno splendido panorama su tutta la collina toscana. Dopo è stato utilizzato anche per riunioni segrete, perché sai che al Paluffo ci sono delle grotte segrete? In queste grotte i carbonari si riunivano e crearono e portarono avanti il movimento della Giovane Italia, e abbiamo i testi che Mazzini anche ha risieduto qui. Dopo il Risorgimento, il Paluffo comunque è rimasto un piccolo nucleo abitato, come un piccolo villaggio. Infatti al Paluffo c'è ancora un forno che veniva usato per fare il pane, oggi lo usiamo anche per fare le pizze, il pozzo, c'erano più pozzi, e quindi era un piccolo centro autosufficiente. Questa situazione è rimasta fino alla Seconda Guerra Mondiale, quando le famiglie poi piano piano si sono spostate nel villaggio di Fiano, che è un villaggio più vicino, per trovare una residenza più comoda. Comunque la casa apparteneva alla mia famiglia e il nome Il Paluffo deriva dal cognome dei miei antenati, che si chiamavano di cognome Paluffi. I Paluffi hanno fatto dipingere tutte le stanze e infatti le stanze della casa padronale sono affrescate con grottesche che risalgono appunto alla prima metà dell'Ottocento. Abbiamo visto che è dal 1400 che il Paluffo produce l'olio, il vino, il miele, e ancora oggi noi abbiamo ripreso la produzione seguendo dei criteri biologici e abbiamo iniziato con l'olio e il miele, e adesso ci stiamo affinando col vino anche. E anche con lo zafferano, stiamo producendo lo zafferano perché qui anticamente nel 1400 veniva prodotto lo zafferano. A presto allora, vi aspettiamo al Paluffo. Ci vediamo al Paluffo, ciao!